qualche tempo fa vi abbiamo raccontato la storia di un tetto che scotta. Ricordate? Oggi siamo tornati sul posto per vedere che cosa è cambiato e, come si vede, il tetto non c'è più. Il cantiere per l'abbattimento è entrato in funzione e all'interno dell'abitazione qualcosa è cambiato. Andiamo a vedere come è andata a finire. Quindi praticamente hanno puntellato tutta la casa. Qui. Non ne ha parlato proprio, all'arco e l'acqua all'acqua, a un bagno, figurati, mi ha fatto delle fotografie, tutta la casa, ed è possibile? Quindi è diventato, ma si può utilizzare questo bagno, è diventato inutilizzabile, mo? Mo ovviamente, insomma, loro c'erano la difficoltà, insomma, di togliere l'acqua, i pulì, insomma, che poi loro sistemavano. Sistemavano loro stessi, la camera da letto ci potete andare? Sì, qua ci possiamo andare, però insomma qua tutto l'acqua, quando vorrete che lavorano l'acqua, sono vicini ai muri, qua insomma un disastro, perché insomma non si capiva niente. Quindi praticamente che lo è, dove è andato tutto umidità, insomma. Vi hanno dato la possibilità comunque di rimanere in casa, non vi hanno mandato via. Per lo meno come dicono loro, perché dicono poi mano a mano, insomma. E la sicurezza ci sta a questo punto? No, io penso che la sicurezza non c'è stata, perché qui parlano ancora di tutta fuori, no, cioè, devono fare loro. Loro ci hanno fatto staccare, perché dicevano che è un capo, dovevano stare. Però non dovevano uscire fuori quando loro lavoravano. Non ci hanno detto a lui che qua era pericolante. Non ce l'hanno detto che era pericolante, se no dice, perché veniva io sempre vicino a loro. Dateci un piccolo alloggio. Quindi mi dice, un altro cercate a mangiare la Caritas. E a questa età praticamente 60 anni, la vecchia 70 anni a mangiare la Caritas. Quindi praticamente questo puntellamento è stato garantito. Bravo! E non ci dovrebbero essere pericoli. Niente, perché loro dicono che. Ma invece. Perché sennò l'abbattimento dice che si era pericolante, l'abbattimento non si poteva fare. Non la facevano. Però intanto dopo che hanno puntellato avete avuto. Sì. D'acqua. È che se, là, voi si vedete là, hanno parlato subito poi. Chi sta un po'? Quanto su arrivo, tanto stanno un po'. Abbiamo trovato tutto alle d'acqua, a notte più. E per quanto riguarda l'abbattimento, poi quando mi chiamano loro, stanno messi in mano di dei capelli, stanno messi in mano di dei capelli, perché non si aspettavano, dicevano che era pericolante, noi non sapevamo niente che era pericolante, a noi ci dicevano, mettete un po' che si carica con padrelle, siete accorti che i bambini, no, che i bambini vanno a scuola, vengono dopo scuola, vengono in 6, qui veniva dei 5, ma non ci dicevano che era pericolante, hanno fatto scimopolo che è pericolante, e perché già hai detto che era pericolante, adesso che ci fanno pure i bambini. Praticamente questa stanza è inutilizzabile. Questa è un panificio, era chiuso, non lavorate più, quindi mo non state da quel giorno io non ho lavorato più. Mo state lavorando? No, come ho lavorato, ma dal primo momento che mi si visto non ho lavorato. Quindi praticamente non adesso posso lavorare, come faccio? La macchina sta sigillata, polvere che se ne fa, questo amico pan si manca lei, la polvere si va in nas. Quindi praticamente la vostra attività sta ferma da giorno che mi sono ripreso qua a questo abbattimento in cinque, è stato fermo il lavoro. Pochi vanno un po' che ho fatto mia sorella, te però che danno un po' di funno, un po' che ho parlato per contare con il cliente, perché ero prima libero non stavo tu, io sto con i miei sali, oggi perso quelli e panà, che poi soldi, danno ritto che era pericolato, pensai che poi soldi, hanno fatto scimo che è pericolato. Ah, ora ne cambieranno i comuni, state tutti là, perché lei è pericolata, ora è pericolata. E se manca che non ci venivano via un po' di cacca, mi facevano morire, mi facevano morire. Non c'è stato nessun controllo di questo lavoro? Niente, non hanno fatto trasferire nessuno. Ho commissario d'acqua sul tè, tutto quanto fa, mi chiamano un ingegnere, pigliano un ingegnere e tè fa, che te ne usassi un domani con... A rischio che mi fa morire, mi facevano morire, che è stato qua.
Questa è una cosa che fa schifo.